E questo è Papino. Peppa Pig. Una giornata molto calda. Oggi il sole splende. Fa molto molto caldo. Ma che splendida giornata calda. Peppa e George si sono messi le calosce per andare a saltellare nelle pozzanghere di fango. Mi piacciono le pozzanghere di fango. Ai ai, il sole è talmente caldo che tutte le pozzanghere si sono seccate. Mamma, papà, si sono seccate tutte le pozzanghere, è impossibile saltellarci dentro. Non preoccuparti, Peppa, con questo sole potete sguazzare nella piscina gonfiabile, meglio, no? Sì, la piscina gonfiabile. Ma prima dovete mettervi il costume da bagno. Sì, mamma. Peppa e George si sono messi il costume. La mamma si è messa il due pezzi e il papà i calzoncini da bagno. Oggi il sole scotta e dovete mettervi la crema. È tutta appiccicosa e non mi piace. Quante storie per una cosa da nulla. Sì, tutti noi dobbiamo proteggere la pelle. Oh! Vieni con me, George. Prima di tutto, dobbiamo gonfiare la piscina. Il papà sta gonfiando la piscina. Oh, un gioco da ragazzi. Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. I love you, Peppa Pig. Non è finita l'acqua. Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora Coniglio, la gelataia! Gelato! Quando fa molto caldo, la signora Coniglio vende il gelato. Mamma, papà, possiamo prendere il gelato, per favore? Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro! Un dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio. E buon divertimento! George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male. Fa così caldo che il papà si è addormentato. Papà sembra molto accaldato. Spruzziamo un bel po' d'acqua addosso a papà per rinfrescarlo. È un'ottima idea, Peppa. Che succede? Eri tutto rosso e accaldato, caro. E noi ti abbiamo spruzzato un po' d'acqua. Oh, buona idea. Grazie tante, Peppa. Guarda, ecco le pozzanghere. Presto, George, mettiamoci le calosce. Peppa e George si sono messi le calosce. Peppa e George sono felici quando fa caldo, ma per loro la cosa più divertente è saltellare nelle pozzanghere di fango. I love you, Peppa Pig. Io sono Peppa Pig.
E questo è il mio fratellino George. Questa è mammina. E questo è papino. Peppa Pig! Il teatrino di Chloe. Peppa e la sua famiglia stanno andando a trovare gli zii e la cuginetta Chloe. Scommetto che lo zio crollerà a dormire subito dopo pranzo. Fa sempre così, lui. Peppa Pig, non dovresti parlare in questo modo dei nostri parenti, soprattutto quando ci sono i bambini. È la verità. Lo zio si riempie sempre troppo la pancia a pranzo e crolla a dormire, russando ad alto volume. Fa così. Peppa, George, dimenticatevi quello che vi ho appena detto sullo zio. D'accordo, papino. Peppa e la sua famiglia sono finalmente arrivati a casa di zio e zia Pig. Ciao zietti, sono contenta di vedervi. Buongiorno. Buongiorno, carissimi. Buongiorno, mio caro fratellone. Zio Pig è il fratello di papà Pig. Chloe è la cugina di Peppa e George. Ciao, cugina Chloe. Ciao, cuginetta. Ciao, cuginetto. Venite, voglio mostrarvi una cosa. Aspettaci. Questo è il mio nuovo teatrino dei burattini. L'ha costruito il mio papà apposta per me. Bello! Ho già costruito i primi due burattini. Questo l'ho chiamato con il mio nome. Ciao, io sono Chloe. Questo invece è il mio papino. È lo zio Pig. Buongiorno, Peppa. Io sono lo zio Pig. Per favore, possiamo costruirci anche noi il nostro burattino? Sì! Chloe dipinge gli occhi del burattino. Posso fargli la bocca? Va bene. Io mi chiamo Peppa. George, che burattino ti piacerebbe costruire? Dinosauro! Un dinosauro? Mio fratello risponde sempre dinosauro a qualsiasi domanda gli fanno. E va bene. Farò uno spaventoso burattino dinosauro. Chloe costruisce un burattino a forma di dinosauro per George. Bisogna fargli i denti appuntiti. Ecco, uno spaventoso dinosauro. A tavola! Eccoci! Dopo pranzo faremo uno spettacolo di burattini. La zia ha preparato gli spaghetti per pranzo. Questi spaghetti sono veramente deliziosi. I più buoni che abbia mai mangiato. Si vede proprio che voi due siete fratelli. Uguali in tutto e per tutto. Che cosa intendi dire? Siamo completamente diversi. Io e i miei due cuginetti stiamo preparando uno spettacolo di burattini. Ottima idea! Quando è pronto, chiamateci! Ti chiamiamo! Uno spettacolo di burattini? Sembra divertente. Ho il tempo di mangiare ancora un po' di spaghetti. Ne vorrei anch'io un'altra porzione. Lo spettacolo di burattini sta per cominciare. Buongiorno, io mi chiamo Chloe. Io invece mi chiamo Peppa. È un dinosauro! I love un dinosauro you. Spaventoso! I miei complimenti, siete molto bravi! Bravi, Bis! Io sono lo zio Pig. Ciao, zio Pig! Buongiorno, Peppa! Oh, oh, oh! Ti assomiglia moltissimo! Ho paura di essermi riempito troppo la pancia oggi! Oh, oh! Ma che bella mangiata! Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Che cosa intendi dire? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Oh, oh, tuo padre ha ragione. È vero che russo così. Che ti avevo detto, caro? Non avresti dovuto dire quelle cose dello zio. Io non penso proprio che il papà e lo zio ti stiano ascoltando, cara. Il papà e lo zio si sono addormentati. Si vede proprio che sono fratelli. Cosa è successo? Lo spettacolo di burattini è già iniziato? I love you, Peppa Pig. Io
questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino. Peppa Pig! Papà fa ginnastica. La mamma sta guardando un programma televisivo per tenersi in forma. Perfetto, continua così e piega e allunga, e piega e allunga. Ah, mi piace vedere la televisione. Che cosa trasmettono? È un programma che insegna una ginnastica per mantenersi in forma. Grazie al cielo, non ho bisogno di fare ginnastica, io sono in forma perfetta. Veramente non mi sembri molto in forma, Papino. Hai un pancione leggermente grandissimo. Sono in ottima forma, invece, e te lo dimostrerò. Da cosa vogliamo cominciare? Toccati gli alluci, così come faccio io. Facilissimo! Papino, smettila di far finta che non riesci a toccarti gli alluci, dai! Non sto affatto facendo finta, Peppa. Il papà non riesce davvero a toccarsi gli alluci. Che cosa ti dicevo, papà? Non sei molto in forma. Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Oh... Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. Oh, va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Facile. Uno. Due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, Papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Oh, uno, due. La mamma, Peppa e Giorgio sono in cucina a preparare il pranzo. Mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. 10. Sì. 11, speriamo solo che non sia troppo 12, duro per lui. Vado a controllare. 13. 14. 15. 16. 17. Papà! Sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. Oh, c'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone. Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cyclette. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile. Questa cyclette è troppo rumorosa. Non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto. Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni. E questo è il campanello. Sì, sì, grazie, Peppa, lo so. Ciao, ciao! Un gioco da ragazzi. Oh. Tenersi in forma è faticoso. Così posso fare un po' di moto senza affaticarmi. Il papà sta andando molto veloce. Forse dovrei andare un po' più lento. Devono essersi allentati i freni. Aiuto! Ormai il papà è fuori da parecchio tempo. Mammina, ma quando torna Papino? Non ti preoccupare, Peppa. Evidentemente si sta divertendo molto, per questo non è ancora tornato. Papino! Ma che fine avevi fatto? All'andata ho fatto la discesa a grande velocità, ma al ritorno me la sono dovuta fare tutta a piedi. Povero papà Pig. Beh, perlomeno ho fatto un po' di movimento. Sì, allora per oggi basta. Che cosa vuoi dire? Che domani dovrai fare dell'altra ginnastica. Cosa? Papà, ricordati che per mantenerti in forma devi fare un po' di movimento tutti i giorni. Oh, no. Ma non ti preoccupare, papà, hai me come allenatrice personale. Sì, allora conto su di te. I love you, Peppa.